Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora siamo arrivati alla terza puntata del corso sulle macchine a controllo numerico, nello specifico CNC. Oggi andiamo a parlare degli accessori, andiamo a parlare delle punte, perciò delle frese vere e proprie che si possono utilizzare nelle macchine a controllo numerico. Innanzitutto ti mostro questo. Questo è un piccolo porta bit o frese più porta adattatori. Questo, come vedi, anche se è un po' impolverato, ma vuol dire che la macchina ha lavorato e ha fatto polvere. E questo è un porta frese che va ad inserirsi nel bocchettone sotto della macchina CNC. Questo ti stringe la fresa e te la blocca. Esistono di vari diametri, c'è la 3 mm, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 e, se non sbaglio, anche la 2 e anche la 1. Questi perciò sono tutti i blocchi delle frese e queste, ragazzi, sono le frese. Alcune frese, perché ne ho tantissime, variano da cosa devi lavorare. Eccolo qui, questa è una fresa per metalli, questa è una fresa, diciamo, tuttofare, però materiali leggeri, che sia plastica, che sia PCB. Con questo puoi anche fare i circuiti stampati, grazie anche alle sue dimensioni. Questa fa parte di una famiglia di frese di vari diametri che ora ti farò vedere. Questa è un'altra fresa molto particolare. Anche questa differisce dallo stile del taglio, e questa sempre per metallo. Ti mostro quello che ho sulla macchina. Queste, ragazzi, sono tutte frese. Eccole qui. Queste sono tutte frese per metallo. C'è la 4 mm, la 5 mm, c'è la 6 mm, c'è la 1 mm, c'è la 2 mm. Perciò con queste puoi andare a lavorare, diciamo, l'alluminio, puoi andare a lavorare anche i circuiti stampati, attenzione, perché no, con tagli perfetti e puliti. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo queste grosse da 4 mm, da 5 mm, cambia anche la lunghezza della fresa. Quando vai ad acquistare una fresa devi tenere sotto controllo che cosa? La lunghezza della fresa, il diametro della fresa e la lunghezza della parte di taglio, perché da quella, ragazzi, dipende il materiale massimo che può, diciamo, lavorare, la profondità massima che può lavorare quel materiale. Questa è una 4 mm come diametro, come altezza sarà intorno, ora te lo dico, prendiamo questo, perfetto, e allora come altezza siamo a 4 centimetri e 7. La parte di taglio, cioè la lama, sta 2 centimetri e mezzo. Perciò questo pezzo, ragazzi, questa fresa può lavorare massimo 2 centimetri e 4 di legno, di plexiglass, di plastica, non oltre, perché la parte liscia, questa qui, non taglia, fa solo attrito e rischi di spezzare tutto. Comunque, non consiglio di utilizzare questa fresa per uno spessore così, diciamo, grosso, ma fare sempre la metà. Se hai uno spessore X, la fresa prendila X2, cioè il doppio di X, così hai margine e puoi lavorare tranquillamente. È normale che più è lunga la fresa, ragazzi, più è debole. Più è debole e più possibilità ci sono che si spezzi. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo queste sono una serie di frese da 3 mm, sì, 3 mm simili a quelle. Queste
quelle proprio piccoline. Queste le utilizzo per fare, per esempio, queste lavorazioni. Eccole qua, vedi? Questo è un 4 mm tagliato benissimo, come vedi, rifinito alla grande. Ed è tutto merito di queste fresette. Poi abbiamo queste. Queste sono delle frese particolari, frese a punta, e servono per l'incisione. Incisione su che cosa? Su qualsiasi materiale. Ecco. Incisione con la punta, variano da fresa a fresa, poi l'angolo diciamo della punta. C'è un angolo più stretto, un angolo più largo, e il tutto dipende da quanto diciamo deve essere larga questa incisione. Con questo puoi andare anche a fare le scritte sui PCB, per esempio. Poi abbiamo altre frese. Ok, questo che cos'è? Questo è un altro componente in dotazione alla macchina. Questo è l'azzeratore, lo zero. Con questo puoi andare a prendere lo zero del pezzo, ecco, zero macchina, zero pezzo. Però andremo poi a vederlo dopo. Io non l'ho mai utilizzato, non c'è bisogno. Se riesci a capire il funzionamento della macchina, non ne hai proprio bisogno di utilizzare quello. Queste sono altre frese. Poi abbiamo queste altre frese. Poi abbiamo queste. Di queste ne ho due scatole e sono tutte dimensioni differenti. Queste, ragazzi, come abbiamo detto, alluminio, rame, ottone, ma anche materiali leggeri, che può essere MDF, che può essere plastica, plexiglass, puoi farci diciamo ciò che vuoi. Come vedi, hanno i dentini tutti attorno. Vediamo se riesco a farteli vedere. Perfetto. E sono disponibili in tanti diametri, ecco, dal più grosso al più piccolo. Dico, dove andare ad acquistare le frese? Allora, ragazzi, io il 99% di quello che vedi l'ho acquistato quando acquistai la macchina, tutto dallo stesso fornitore. Eccolo qui. Questa è un'altra fresa. Questo è il sacchettino con i ricambi. Eccolo qui. Come vedi, qua ti faccio vedere il fine corsa. Mi hanno dato anche i ricambi, che sono questi, gli interruttori fine corsa. Gli interruttori fine corsa a che cosa servono? Servono a proteggere la macchina da collisioni con i laterali, sia destro che sinistro, avanti e dietro, sopra e sotto. O meglio, sotto non ce ne sono, si va a rompere la punta. Ci sono anche le chiavi per andare a smontare i vari pezzi, i vari diametri. Poi mi hanno dato anche la cavetteria, eccola qui. Questa, come detto, questa elettronica, questo è il cuore della macchina. Può funzionare sia con questo, eccolo qui, sia con questo cavo, però non l'ho mai utilizzato perché non è neanche compatibile con il mio portatile. Ecco, io lo utilizzo con porta USB, ragazzi, e va una bomba. E niente, stavamo dicendo dove acquistare. Un'altra cosa, un'altra tipologia di frese che ti volevo far vedere sono questi ragazzi. Sono e si chiamano ball noise, cioè sono frese con punta tonda. Frese a punta tonda che ti servono quando devi andare a fare una lavorazione in 3D, cioè quando vuoi intagliare il legno, lavorarlo, modellarlo e fare diciamo delle statuette, delle cornici, fare diciamo dei rilievi su un pezzo di legno. Queste le devi andare a utilizzare nell'ultima lavorazione, cioè quella di rifinitura.
prima devi andare a utilizzare per esempio queste o anche l'altro modello che ho nella valigetta. Prima si fa, diciamo, la sgrossatura, il primo passaggio, il secondo passaggio e poi si passa con Balnoise. Balnoise ha la punta arrotondata e ti fa, diciamo, un taglio arrotondato, leggero e perfetto, diciamo, per sbussare tutti gli spigoli che invece quella precedente aveva fatto. Tutte le frese, ripeto, le ho prese io dal mio fornitore principale. Queste sono altre frese e ne ho acquistata sì così qualcuna quando si rompevano, perché ovviamente ragazzi all'inizio sarà uno scempio. Io ne ho rotte sì e no 4. Però ovviamente sempre quelle piccole, perché io ho sempre utilizzato molto le fresette piccole per le mie lavorazioni, che sono lavorazioni piccole, ecco. Non ho mai fatto grandi lavorazioni con materiali molto grossi, eccetera, eccetera. Ho trovato comodo acquistare sia su Amazon per la velocità, ovviamente. Quando non avevo urgenza, invece, ho acquistato su e-commerce asiatici e nel giro di una ventina barra 25 giorni ho sempre ricevuto tutto. Però, ragazzi, non tutte le frese sono uguali, nel senso, occhio alle qualità, perché ci sono frese di buona qualità che ti danno soddisfazione, che ti permettono un taglio ripetuto tante 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 volte, e poi ci sono quelle frese più economiche che ti fanno sì un taglio, sì due tagli, ma poi basta, tagliano malissimo, ti rovinano il pezzo o addirittura quando proprio non ce la fanno più, bang, si spezzano. Per questo non scegliere frese economicissime, perché nel mercato internazionale ne troverai a bizzeffe. Quelle sono delle usa e getta a giorno, ecco, una al giorno. Occhio sempre a cosa acquisti, su tutto, come anche sulla macchina. Se non l'hai visto, c'è un video che ho fatto come scegliere la macchina CNC. Per questo video, ragazzi, è tutto. Grazie per la visione. Se ti è stato utile, mi piace. Scrivimi sotto sempre nei miei video se hai domande, cercherò di rispondere se o per messaggi o poi con un video dedicato. Se la tematica mi piace, se è una tematica importante, farò un video dedicato. Mi piace, commento e iscriviti al canale se non l'hai fatto. Attendi la prossima settimana per il nuovo video sulle macchine CNC. Ciao ragazzi, al prossimo video.